Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti, studiata da un camperista. Boutique del campeggiatore, tutto per il campeggio e tempo libero. Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti. Romano Caravans, strade di libertà. Ci ritrovate ad un nuovo appuntamento. Chi ormai ci segue sa che la prerogativa del nostro programma è proprio quella di occuparsi di turismo in movimento. Se invece è la prima volta che ci vedete, allora è un motivo in più per viaggiare con noi. Come? Naturalmente in camper. Andare in giro per scoprire posti nuovi, godere di particolari paesaggi durante i tanti spostamenti e, perché no, incontrare vecchi e nuovi amici. Tutto questo con un camper è possibile. A tal proposito, seguiamo questo interessante itinerario propostoci da Italian Camper. Anche per questa puntata è il nostro itinerario dell'Italia in camper. Stavolta ci spostiamo a Lucca, città di origine etrusca, anche se i reperti più significativi risalgono al periodo romano. Cinta da mura imponenti che ancora oggi circondano il centro storico della città, furono costruite nel XVI secolo su mura romane per difendersi dai nemici e finite in 100 anni di costruzione per una lunghezza di 4 chilometri. Seppur non siano state mai utilizzate a scopo protettivo, furono utilissime contro gli stradipamenti del fiume Serchio del 1812, diventando in seguito un parco sul quale passeggiare attorno al centro storico cittadino. Visitare, quindi passeggiare per il centro storico, è consigliabile parcheggiare fuori le mura nel viale Giosuè Carducci, da dove arrivano navette ogni 10 minuti, o sostare nell'area a pagamento e videosorvegliata di viale Leporini Sant'Anna, vicino Porta Vittorio Emanuele, zona ovest della città, da dove il centro storico è facilmente raggiungibile anche a piedi. Tra i principali monumenti da visitare, il Duomo, presumibilmente del VI secolo, che dopo 2 secoli diventò sede vescovile. La chiesa di San Michele, sita nell'omonima piazza chiamata anche in Foro, perché prima c'era l'antico foro romano. La casa natale di Giacomo Puccini, oggi sede del Museo Puccini. Il bellissimo Palazzo Pfanner, con un museo di abiti dal XVIII secolo fino ai giorni nostri e parco da visitare. Il museo e la Pinacoteca Nazionale, Piazza San Frediano con l'omonima chiesa del XII secolo, la Piazza del Mercato, conosciuta anche come dell'Anfiteatro, dove nel II secolo d.C. i Romani vi costruirono il loro anfiteatro sulla cui cerchia di mura vennero costruite le case. Ancora Villa Guinigi e la famosa Torre Guinigi, uno dei simboli più importanti di Lucca, anch'essa da visitare. Ed ora un invito a tutte le amministrazioni d'Italia. Se volete promuovere il vostro comune attraverso il nostro programma, scrivete a italiancamper@campermagazine.tv e potrete disporre delle nostre telecamere per riprendere tutto quello che offre il vostro territorio.
Quest'oggi Camper Magazine è stata ospitata dal comune di Bacoli. Siamo all'interno del nostro camper e qui con me c'è il vice sindaco, il dottor Massa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei chiedo un pochino, come tra l'altro da poco insediato, quindi faccio gli auguri per grazie. Questa nuova amministrazione. Appunto, volevo sapere da lei come vi state un pochino organizzando per il turismo. Per quanto riguarda il turismo, noi siamo un paese a vocazione turistica. Visto le bellezze naturali site sul nostro territorio, in particolare quelle le archeologiche, e poi ci sono due litorali importanti, il litorale di Miliscola, il litorale di Miseno e il litorale della spiaggia romana. L'antica spiaggia romana che arriva in effetti detta spiaggia romana perché parte da Torre Cavete e arriva fino ad Ostia. Quindi un territorio che ha una grande storia e un territorio che ha anche come dire, delle attrazioni molto belle, che sono per esempio le grandi spiagge, bellissime. E invece per il nostro turismo, quello del turismo in camper, che cosa avete pensato di fare? Per il turismo in camper noi siamo disponibilissimi come amministrazione ad accogliere questo tipo di turismo, perché questo turismo è un turismo, diciamo, che sta prendendo piede. Ovviamente c'è bisogno di aree attrezzate, quindi qua siamo in un'area attrezzata, però sono pochissime oggi queste aree attrezzate sul nostro territorio. Ovviamente per far sì che questo ci sia uno sviluppo serio e che si dia una svolta anche da questo punto di vista sul nostro territorio, è chiaro che noi dobbiamo cercare di trovare altre aree attrezzate per far sì che ci sia da questo punto di vista una grossa attrazione sul nostro territorio. E allora speriamo davvero che il nostro folto pubblico, perché siamo davvero in tanti quelli che si muovono in camper, possano essere ospitati in maniera sempre più accogliente da questo meraviglioso territorio che è quello di Bacoli. Certamente. La ringrazio allora, vice sindaco, in bocca al lupo e buon lavoro allora, perché tanto di lavoro ce n'è tanto. Certamente, grazie. Grazie di essere stati ospiti del nostro programma. Grazie a voi. Vediamo cos'altro succede in questa puntata di Camper Magazine, ma dopo una breve pausa. Oggi Camper Magazine è ospite di Bacoli e io vado ad incontrare l'assessore Aldemagno. Buongiorno. Il dottor Carannante. Buongiorno assessore. Allora, volevo sapere da lei come state promozionando questo territorio, come lo state rilanciando. È intenzione del sindaco di Bacoli e di tutta l'amministrazione di rivalutare tutte le spiagge, perché Bacoli si deve fondare sulle spiagge e sul turismo. In particolare la nuova amministrazione sarà molto attenta al problema che c'è stato l'anno scorso dell'inquinamento delle acque e quindi sarà molto attenta ad evitare un nuovo malfunzionamento del depuratore. Quindi ci possiamo aspettare un mare pulito? Sicuramente un mare più pulito. Che pulito, di concerto con l'ARPAC, l'ente regionale dell'ambiente, cercheremo di far sì che le acque siano sempre pulite e che quindi le spiagge siano frequentabili da parte di tutti gli utenti. E io so anche che state completando la realizzazione di un progetto che interessa anche a molti che ci stanno seguendo da casa, il popolo dei camperisti, che è quello della pista ciclabile. Sì, in effetti è intenzione della nuova amministrazione di creare altre attività lavorative turistiche che siano collegate alla stessa pista ciclabile per migliorare il turismo sulla zona Bacoli. E allora buon lavoro, la prossima volta grazie. Però trovarla in bicicletta. Arrivederci. Okay. Arrivederci. Passeggiando in bicicletta accanto a te. Scegliere di raggiungere terre lontane è una delle peculiarità dei viaggiatori più motivati.